le cose che diceva Sebastian. Io credo che voi ci conosciate molto bene, perché noi siamo gli stessi che da anni in questa città, siamo studenti, precari, lavoratori, disoccupati, lottano quotidianamente per trasformare la realtà. L'abbiamo sempre fatto con le nostre facce, mettendo in gioco i nostri corpi e i nostri volti, nello stesso identico modo in cui lo abbiamo fatto martedì quando siamo venuti qui e abbiamo costruito questo tipo di iniziativa. Dopodiché, e quindi, tutte le retoriche che ci stanno costruendo, ci stanno cucendo addosso, sono completamente costruite. Noi abbiamo sempre messo in gioco quello che siamo e immediatamente abbiamo anche raccontato il perché noi abbiamo voluto fare quell'iniziativa lì. Entrando un po' nel merito della questione, noi abbiamo preparato un dossier in cui basta soltanto scrivere Casa Pound su Google, sono rintracciabili decine di episodi in cui in tutto il paese Casa Pound e l'associazione legata a Casa Pound è stata protagonista di episodi razzisti, xenofobi e violenti, a partire dall'omicidio che tutti conosciamo bene di un anno fa, un anno e mezzo fa a Firenze, passando per decine di aggressioni che hanno visto coinvolti appunto i neofascisti di Casa Pound nei confronti di militanti di sinistra, antagonisti, ma anche di semplici migranti. E allora a questo punto noi chiediamo all'amministrazione di questa città e a tutti quanti quelli che hanno preso paura in questi giorni di riportare il discorso su questo. Noi chiediamo come mai l'amministrazione ha concesso uno spazio ai razzisti e neofascisti di Casa Pound quando per altro tipo di iniziative decine di richieste sono state respinte per costruire manifestazioni e eventi che invece parlassero di un altro mondo, un'altra città e un altro modo di vivere. Dopodiché, riprendendo anche la frase, no, che ha riportato Seba del sindaco Zanonato di prima, in cui poco tempo fa ha dichiarato che Casa Pound è il vomito di questa città, noi ve lo diciamo chiaramente, tutti i discorsi che si stanno costruendo intorno alla violenza e agli anni 70 riguardano altri. Noi siamo usciti da quel momento lì, noi lottiamo ogni giorno per un mondo diverso, abbiamo qui anche delle definizioni di parole come commando o ricercati, e noi vi chiediamo se quando usate un determinato lessico sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Questa è una cosa vergognosa, perché come dicevo prima noi abbiamo sempre usato i nostri volti per scendere in piazza. E allora noi diciamo che Anna Carato, Zanonato e i giornalisti che hanno voluto riprodurre questo schema da cui Padova non riesce a uscire, che sono loro i veri nostalgici degli anni 70. Noi pensiamo a un futuro differente e ogni giorno lottiamo dentro questa crisi per costruirlo. Noi adesso siamo venuti qui, siamo gli stessi che l'altro giorno, nelle stesse modalità, sono venuti qui e hanno costruito quel tipo di iniziativa, e quindi respingiamo al mittente tutte le retoriche rispetto al fatto che noi di nascosto avremmo fatto un'iniziativa che è stata un'iniziativa simbolica. Perché lo smontare una mostra e lanciare della vernice non porta con sé nessuna parte violenta. Tutto il resto fa parte della solita retorica di questa città dalla quale noi da tanti anni stiamo provando ad uscire. Un'ultima battuta la faccio, perché c'è stata un'anomalia nell'episodio degli ultimi giorni, perché non mi era mai capitato di vedere che fosse il Partito Democratico che nel Parlamento ponesse delle interrogazioni parlamentari in qualche modo per tutelare l'agibilità politica dei neofascisti, razzisti e xenofobi di Casa Pound. Questa è una domanda che facciamo, perché non stiamo capendo bene cosa sta succedendo. A Padova questo è quello che risulta da questi giorni. Il Partito Democratico è il partito di riferimento di Casa Pound a Roma. Io